essere una delle nostre risorse più straordinarie. Sicuramente una è quella del turismo, un'altra risorsa straordinaria è quella dell'industria, del manifatturiero, legato al tessile, legato al design, non solo, e un pezzo invece di patrimonio che fa parte del capitale umano, che fa parte del capitale sociale, che fa parte dell'azione anche di volontariato e di iniziativa di tanti singoli, è tutto quello che riguarda il mondo della cultura. E oggi siamo venuti a partire proprio da questo, cercando di presentare alla piattaforma di Expo una parte del meglio di questo territorio. Due coordinate per leggere questa serata. La prima, il tema del cantiere, nel senso che questo vuole essere un cantiere aperto, inclusivo, in progressione, flessibile, nel senso un luogo in cui tutte le iniziative, tutti i soggetti possano trovare un momento di visibilità. Come sistema Como cercheremo, anzi abbiamo l'obiettivo di mettere a disposizione una cassetta degli attrezzi, cioè tutta una serie di strumenti che possano favorire la presentazione di una piattaforma articolata, sicuramente per i fruitori del territorio, ma in particolar modo per i tanti turisti, per coloro che vediamo che siano tantissimi, che possono attraversare questo territorio, che si possono fermare qui, che possono godere delle nostre bellezze. È un evento globale a elevato contenuto educativo, focalizzato su un tema specifico. La prima Expo si tenne a Londra nel 1851, mentre nel 1889 Parigi costruì per l'occasione la Torre Eiffel. Oggi, dopo oltre un secolo, gli ideali di Expo non sono mutati. Diffondere conoscenza, migliorare la condizione umana, consentire l'incontro tra i popoli e far cooperare gli stati.